delle operazioni e in conformità ai risultati accertati, il presidente dell'annulanza, tenuto presente i dispositivi comma vari, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato, la signora Emanuela Talarico, ha... candidati alla carica di sindaco il maggior numero di voti, 573 voti validi. Quindi il presidente alle ore 15 del giorno 22 settembre 2020 proclama eletto alla carica di sindaco del comune di Carlopoli la signora Emanuela Talarico. Salve, abbiamo restituito il sorriso ai carlopolesi finalmente dopo 10 anni di inadempienze. Io raccogliendo le stanze del territorio in 5 anni di consiglio comunale non potevo non accompagnare Carlopoli con una squadra di persone serie e volenterose in questo grande progetto di cambiamento. E appena insediati mi si è chiesto che cosa intendo fare. Beh, innanzitutto partiamo dagli impianti sportivi. Sono 10 anni che Carlopoli non ha un solo impianto sportivo funzionale. E poi risolvere il problema dell'acqua, perché il nostro è un territorio ricco di sorgenti ed è scandaloso non avere l'acqua già dal mese di marzo. Per il resto è stata una campagna elettorale difficile, dura, gli avversari non sono stati molto gentili con noi, ma la mia squadra ha risposto bene, abbiamo parlato dei problemi del paese, delle possibili soluzioni. Quindi vi ringrazio per essere qui, un grazie a Liberi.tv.